Torna al Giardino dell'Orticoltura a Firenze dopo i rinvii legati all'emergenza Covid, la tradizionale mostra mercato primaverile di piante e fiori, promossa dalla Società Toscana di Orticoltura in collaborazione con il Comune di Firenze. Complice un sole quasi estivo, la voglia di stare all'aperto, tanti visitatori, tra i quali moltissimi giovani, sempre più appassionati di green e anche qualche turista. Crescono gli espositori e le novità del florovivaismo, le piante all'aria, la passione per il tropical jungle, dove fa da padrone il banano, la ricerca di piante perenni dalla facile manutenzione, le aromatiche e gli agrumi, mentre la star rimane la rosa, che quest'anno vede il debutto dell'ibridata Rosa Firenze in onore della città. Siamo veramente molto orgogliosi di presentare questa nuova varietà rossa, proprio dai colori brillanti e tipici del rosso vellutato. Si tratta di una varietà estremamente forte, resistente e soprattutto che regala fiori in maniera continuata da maggio fino all'autunno inoltrato. La mostra prosegue fino al 2 giugno con ingresso libero ma contingentato e ci sarà anche un premio per il balcone fiorito più bello. Quest'anno però abbiamo voluto aumentare moltissimo il numero degli espositori e quindi abbiamo anche delle cose che non vi svelo ma che insomma si possono trovare visitando la nostra mostra. Poi quest'anno abbiamo fatto questa cosa bellissima per la seconda volta dei balconi fioriti a Firenze, che è un'iniziativa che è nata lo scorso anno con il lockdown e che abbiamo voluto riproporre perché ci sembra il modo per, come dire, condividere con tutti i nostri cittadini la passione per il bello.